السيدات مزال تدور الكريم نرجو التكرم بالوقوف في اعلى القدره حيث يرسى المشهد الوطني السعودي. Amichevole infrasettimanale per la Roma a Riyadh, sta per iniziare Al Shabab Roma, tifosi giallorossi anche per David Rossi. Buonasera da parte di Alessandro Paglia, squadra in campo, andiamo a vedere le formazioni, iniziamo con i padroni di casa. Al-Absin porta linea difensiva a 4 formata da Alarbi, Al-Shaari, Iago Santos ed Aliami. Centrocampo con Al-Khatami e Cuellar, davanti Al-Sadi, Kanabah e Bahebri. Dietro a Yannick Ferreira, Carrasco. Risponde la Roma con Miles Villari in porta, linea difensiva a 4 formata da Zeki Celik, Golic, Llorente e Christensen. Centrocampo con Paredes, Cristante e Pisilli, davanti João Costa, Belotti e Nicola Zaleski. Buonasera David Rossi. Buonasera Alessandro, a te e a tutti i nostri ascoltatori tifosi giallorossi che ci stanno seguendo per questa amichevole infrasettimanale della Roma, che rientra in un quadro più generale della sponsorship che ha portato la squadra giallorossa ad avere la scritta Riyadh Season sulla prima maglia da gara. E è una amichevole che probabilmente dal punto di vista delle disponibilità non si incastra perfettamente, ma ci dà magari la possibilità di vedere in campo qualche ci darà la possibilità di vedere in campo qualche giocatore che ci crea qualche curiosità, ovviamente dal ragazzino Golic all'esordio, ma anche a Pisilli, che mi aspetto che possa dare seguito alle buone impressioni che ha fatto, che ci ha lasciato in questa prima fase della sua carriera. Quindi sicuramente c'è molta curiosità, l'importante è che non si faccia male, questo credo sia evidente. Abbiamo messo la Roma 4-3-3, ovviamente vedendo il numero dei centrocampisti, poi bisogna capire la difesa a 4, ci sembra abbastanza chiara, nonostante poi Christensen può giocare anche da braccetto, così come Celik. Bisogna vedere se mister De Rossi decide comunque di rimanere con la difesa a 4 anche in questa partita dopo il suo esordio, oppure magari cambiare qualcosa in questa amichevole anche per provare la squadra. C'è anche la possibilità che rimanga 4-2-3-1 con Nicolò Pisilli dietro a Belotti. La grafica del nostro monitor ci dà una formazione un po' diversa della Roma, con João Costa dietro alla prima punta. Staremo a vedere, la curiosità è anche questa, capire insomma come sta lavorando, soprattutto questa, capire come sta lavorando la Roma di Daniele De Rossi e le soluzioni di tattiche, al netto ovviamente delle assenze che poi ha il mister. Andiamo a vedere le panchine. A proposito delle assenze, Rui Patricio, Boer secondo e terzo portiere, poi Karsdorp, Pellegrini, Bove, Vetkal, Mannini, Misitano, Mlakar, Reale, Pagano, Nardozzi, Lukaku e Stefan El Shaarawy. Una curiosità Alessandro, la leggenda nazionale ha inquadrato la panchina dell'Al-Shabab e c'erano due persone inquadrate in maniera specifica, sotto è apparso la testata allenatore Saad Al-Subaye, e non sapevano su chi dei due devi stringere, perché non avevo capito chi era l'allenatore. Questo fa capire insomma che non si tratta di un amichevole contro una squadra di livello internazionale, però ripeto, può comunque aiutare Daniele De Rossi a capire qualche cosina in più. Iniziato il match, Roma in possesso di palla con Lovro Golic, quindi Llorente che supera la mediana, si fa vedere Pisilli, apertura invece a sinistra dove c'è Zaleski, uno contro uno di Nicola Zaleski, lato corto dell'area di rigore, un paio di finte in mezzo anche Cristante, il cross dentro non ci arriva João Costa, dietro c'è Zeki Celik che a sua volta va in uno contro uno con Aliami, appoggio indietro, anzi era Al-Harbi, quindi Golic che si appoggia a Llorente, viene incontro Paredes, sale Zaleski a sinistra, si ricomincia prima da Christensen, ora dal numero 59 con calma indietro ancora per Llorente, più 4-3-3 a vederla così, con Paredes centrale, Cristante centrodestra, Pisilli centrosinistra. È ovviamente presto, poi bisogna vedere anche soprattutto quando loro sono in possesso di palla. Eccolo Paredes, la vuole a destra Celik, servito dall'argentino su di lui, il pressing di Yannick Carrasco, viene chiuso Cristante, Carrasco la tiene in campo, possono ripartire i nostri avversari con Aliami
appoggio in avanti ancora verso Carrasco e si ricomincia. Cuellar, palla profonda sulla destra, chiude bene la diagonale Rasmus Christensen e si ricomincia da Golic all'altezza della linea mediana del campo, apertura a destra per Celik, si fa vedere João Costa davanti a lui, riceve, vuole l'1-2 Celik, non arriva la palla di ritorno, allora si riparte da Cristante prima, poi Golic e quindi Diego Llorente viene incontro Paredes, schermato, allora avanza lo spagnolo, riscarica ancora su Golic, qualche metro può avanzare Golic, Paredes di prima, Cristante, taglio di Belotti, palla dentro, era per lui, anticipato, ancora noi con Cristante, Paredes d'esterno a sinistra, dove c'è l'esterno di sinistra che è Nicola Zaleski, sovrappone su di lui Pisilli, non riceve palla, palla ancora comunque tra i piedi di Zaleski che prova ad andarsene un po' di avversari, non ci riesce e poi commette fallo secondo il direttore di gara su Al-Khatami. E allora calcio di punizione per i padroni di casa. Da queste prime battute, Alessandro, non mi sembra ci siano ritmi forsennati, magari la Roma userà e sfrutterà questa amichevole per perfezionare, per migliorare il tipo di palleggio, di fraseggio molto veloce che richiede Daniele De Rossi, che è quella cosa che, per cui ci ha detto che nel primo tempo col Verona ci è riuscita molto bene, l'abbiamo visto, poi come abbassi un po' la tensione, abbassi il ritmo di quel fraseggio, puoi andare in difficoltà. Ecco, questi magari possono essere contesti e situazioni in cui ti abitui a fare un certo tipo di gioco. Fallo da parte di Christensen su Canaba, calcio di punizione per i padroni di casa dell'Al Shabab, quando se ne sono andati i primi 180 secondi di questo match non è successo nulla, anzi il fallo era su Al Saadi, non è successo nulla appunto in questi primi 3 minuti, calcio di punizione battuta, Cuellar smista su Al-Khatami, quindi Al Shaari si apre a destra Al Harbi che riceve sul pressing di João Costa, palla indirizzata in avanti, riesce in qualche modo ad arrivare ad Al-Khatami che viene chiuso. E allora rimessa laterale per loro, versante sinistro offensivo, c'è Carrasco, la palla torna indietro ai piedi di Iago Santos, il brasiliano, uno dei pochissimi stranieri insieme a Carrasco di questa squadra, che riparte con Al Shaari per Aliami, ancora Al Shaari, viene incontro Al Saadi, riceve palla, si fa vedere Cuellar, tocco in avanti su Canaba, poi ancora l'esterno destro che in qualche modo riconquista il pallone sul pressing di Pisilli e si ricomincia dal centro sinistra dove c'è Iago Santos, va dentro al campo Ferreira, Carrasco che riceve palla, taglia dentro di Al Saadi, sale sulla destra Aliami, appoggio sul centro destra dove c'è Al-Khatami, si ricomincia ancora da Cuellar nel cerchio del centrocampo. Il numero 6 colombiano smista prima su Al-Khatami, poi allarga a destra e quindi ancora Al-Khatami che avanza, sale e riceve Al Saadi, dietro ancora per Aliami, Cuellar, centrodestra, pallone intercettato da Zaleski, Christensen, riparte la Roma, Llorente, quindi palla che sfila tra i piedi di Miles Vilar, Golic, fa vedere Celik sulla destra, si parte invece da Cristante centralmente per Paredes e quindi Christensen viene incontro Zaleski, Christensen fa ricominciare l'azione da Golic, a vedere Cristante, riceve, va dentro João Costa che entra nel campo con Celik largo a destra, palla proprio verso il turco, è lunga, finisce fuori, abbiamo visto una cosa che abbiamo visto anche sabato scorso con l'esterno d'attacco, in questo caso João Costa che entra nel campo per lasciare spazio all'esterno difensivo che sovrappone. Tra l'altro, Alessandro, questo Yannick Ferreira Carrasco è una nostra vecchia conoscenza, perché oltre ad essere stato un ex giocatore del Monaco, dell'Atletico Madrid soprattutto, era un'insana passione di Walter Sabatini che l'avrebbe volentieri portato alla Roma, c'è stato un momento in cui ci è mancato davvero, davvero poco. Eccolo Carrasco che serve Al-Khatami, sposta a sinistra il numero 15 dell'Al-Shabab, ancora per il belga che subisce fallo, lamentano Celik e Cristante, fischia il direttore di gara, il signor Al-Hari. Calcio di punizione per i padroni di casa, quando se ne sono andati 6 minuti, palla profonda su Al Saadi, sulla destra, uno contro uno con Christensen, va dentro Bahrebi. Appoggio indietro ancora e poi in avanti il tacco di Calabà. Viene chiuso l'attacco dell'Al-Shabab che comunque ricomincia da dietro con Al-Shaari. Quindi Cuellar, il play della
squadra padrona di casa. Ora Iago Santos sul centro sinistra verticale, la sponda di Canabà viene anticipato, allora ripartiamo noi con Cristante alla profonda verso Belotti, allunga ma c'è Zaleski dietro che la tiene in campo, uno contro uno di Nicola Zaleski, va dentro anche Cristante, Zaleski il cross secondo palo verso João Costa, sfila il pallone direttamente lungo l'out di destra, rimorchio Celik, tacco per lui, uno contro due, Celik salta un avversario, il cross in mezzo anticipato all'ultimo Pisilli, palla fuori, ci sarà il primo calcio d'angolo di questo match quando se ne sono andati 7 minuti esatti di questo primo tempo. Al-Shabaab 0 Roma 0 ovviamente. Primo angolo, versante sinistro offensivo per noi. Belotti, Cristante, i centrali più Christensen in area di rigore, sale anche Golic ovviamente. Zaleski al limite, eccolo il cross in mezzo, colpo di testa a pulire da parte della difesa dell'Al-Shabaab, poi riconquista palla Carrasco, la perde, allora Pisilli fa ripartire l'azione della Roma dal cerchio del centrocampo, smista su Llorente che era ritornato indietro insieme a Cristante, Golic e a destra João Costa, uno contro uno con Carrasco, si fa vedere Cristante allontano, si va centralmente da Paredes, sale Christensen, viene incontro Pisilli e si apre Zaleski, palla a Pisilli che la fa viaggiare per Zaleski, in mezzo Cristante e Belotti, Zaleski uno contro uno con Aliami, poi appoggio ancora a Pisilli, si cambia versante con Golic, da questi a Paredes, appoggio indietro su Llorente, ancora Golic, quindi Celik, Cristante, la vuole Paredes, si apre Christensen, si va dal secondo sul pressing di Alzadi, appoggio su Paredes, finta il lancio in avanti, guarda a sinistra e serve Zaleski, uno contro uno ancora in mezzo Belotti, sovrappone Christensen, non lo vede Zaleski che la ridà l'argentino, taglio di João Costa, palla dentro verso di lui, allunga, finisce fuori il pallone e allora rimessa dal fondo per l'Al-Shabaab con il proprio portiere Labsi pronto a rimettere in campo il pallone, vediamo anche le indicazioni del tecnico della Roma ai suoi compagni, poi cercheremo di capire anche le differenze tattiche se possibile, visto anche la caratura dell'avversario rispetto alla gara di sabato scorso contro il Verona. Paredes riconquista un buon pallone per Belotti che entra in area di rigore, Belotti sterza il tiro cross metà tra il palo e João Costa, la palla finisce fuori, c'è la prima occasione da gol per noi dopo 9 minuti e 18 secondi, bravo Paredes a rubar palla, a servire subito Belotti. Qui c'è Alessandro, il fatto che il crisma della partita, il fatto che è un amichevole, mette Belotti nelle condizioni di tirare, probabilmente fosse stata un'altra partita avrebbe messo la palla verso il centro dove c'era João Costa che poteva segnare un gol facile facile. Riparte l'Al-Shabaab, Al-Shari, appoggio su Alzadi, in avanti Bahebri, quindi Al-Khatami, apertura a destra verso Alzadi, scivolata praticamente gliela concede Zaleski, Alzadi entra in area, il pallone in mezzo, un batti e ribatti, esce Svilar sui piedi di Bahebri e fa suo il pallone. Azione nata da un nostro scivolone, proprio letteralmente scivolone di Nicola Zaleski. Ripartiamo con Pisilli, Paredes, quarti difensiva, appoggio su Golic che allarga a destra dove c'è Celik, si apre João Costa, entra nel campo invece Zeki Celik, si guarda intorno, poi fa ripartire l'azione da Llorente, sempre molto alto dall'altra parte Celik, ora dentro al campo, si va a sinistra dove c'è Zaleski, Pisilli indietro ancora verso Christensen, indicazione e apertura a sinistra, Zaleski verticale per Pisilli, in mezzo Belotti, a rimorchio Cristante e João Costa, il cross in mezzo è per Belotti che la mette giù, sponda Cristante, il tiro ribattuto, forse mano, si continua a giocare, Carrasco per Alzadi, è partito Bahebri davanti a lui, si va invece a sinistra da Al-Harbi, non vuole ancora Bahebri, si ricomincia invece da Al-Khatami e quindi dall'altra parte Al-Shari, da questi a Cuellar, anzi la chiede Cuellar davanti, appoggio era su Alzadi, ora Al-Khatami per Carrasco, accentratosi, diventa la sovrapposizione
di Al Harbi, ma subisce anche fallo l'ex Atletico Madrid. E allora calcio di punizione dalla tre quarti campo. Il replay, eccolo qui, anzi no, questo è il replay dell'occasione per Belotti dopo la palla rubata da Leandro Paredes. Ha incrociato troppo il tiro, forse un assist sì per João Costa sarebbe stato soluzione forse migliore. Carrasco per questo calcio di punizione, pronto a batterlo, eccolo il cross in mezzo, toccata da Paredes, poi finisce al limite dell'area di rigore. Al Katami si riappoggia indietro e si ricomincia da Al-Yami, quindi Al-Sadi, Al-Katami, ancora Al-Yami, altezza della mediana, alla destra dove c'è Al-Sadi, la vuole Al-Katami, si ricomincia invece indietro, Al-Shari per Cuellar, viene incontro Bahebri, palla a destra invece per Al-Sadi, uno contro uno con Christensen, se ne va l'esterno dell'Al-Shabaab, poi chiude bene Nicola Zaleski, poi si complica un po' la vita, perde il pallone, allora attenzione all'attacco degli avversari, Christensen toglie la matassa, manda fuori il pallone, rimessa laterale per loro, 12:40 sul cronometro, rimessa già battuta, Cuellar fa iniziare l'azione da dietro con Iago Santos, si allarga l'Arbi, avanza Iago Santos fino quasi al limite, appoggio per Barelli che non riesce a servire ancora il brasiliano. Possiamo ripartire noi con Cristante in mezzo Pisilli, a sinistra Zaleski servito con calma indietro verso Christensen. Zaleski è quasi più basso di Celik, un esterno d'attacco a sinistra, un esterno destro difensivo. Celik in questo momento è sulla stessa linea di Belotti, per capire con la Roma che sta costruendo a tre come è successo sabato scorso. Eccolo Celik, ora abbassato, si sbaglia però il pallone. Ora ripartono loro, Cuellar per Bahebri, appoggio indietro tentato, intercettato da Cristante, nel cerchio del centrocampo per Paredes, quindi Pisilli, possiamo andare centralmente, apertura a sinistra per Zaleski, in mezzo Belotti, João Costa, arriva anche Cristante, Zaleski, il tiro viene ribattuto da Al-Harbi, poi la riconquistiamo noi con Pisilli per Paredes. Appoggio ancora per Pisilli, sbagliato, non riesce a farla sua il numero 61. Riparte Cuellar che subisce fallo proprio da Pisilli. E allora calcio di punizione per l'Al-Shabaab. Dicevamo, la Roma che costruisce a tre come è successo, come abbiamo visto sabato scorso. In questo caso come era Karsdorp sabato scorso, in questo caso è Celik, molto alto, all'altezza appunto degli attaccanti quasi, più che dei centrocampisti, in fase di possesso ovviamente, con João Costa che, come ha fatto Dybala sabato scorso, si accentra e va a fare quasi il trequartista in fase di possesso ovviamente. Adesso lo vediamo qui João Costa andare a recuperare insieme a Celik il pallone, quindi più largo, Celik subisce anche fallo da parte di Yannick Carrasco. Calcio di punizione per noi, rivediamo netto il fallo del capitano dell'Al-Shabaab. Punizione all'altezza della metà campo quando se n'è andato il primo quarto d'ora di questo match. Golic avanza palla al piede, poi serve Llorente davanti Paredes, è chiaro in questa azione. La costruzione a tre con Paredes è più schiacciato rispetto agli altri centrocampisti, João Costa con Celik sull'altezza di Zaleski, João Costa più centrale, ora Paredes proprio verso Zaleski, attacca molto da quella parte, chiama la sovrapposizione Zaleski, non arriva Christensen, riceve adesso basso per Paredes, Pisilli, si riparte da Llorente, quindi Golic punta il limite, si ferma giù per Pisilli, in avanti verso Belotti che prova forse la sponda, commette fallo, dice il signor Al-Hahari. E allora calcio di punizione, beh sì, lo vediamo adesso il fallo di Belotti che ha praticamente intrecciato le gambe con Al-Shari. Punizione giusta fischiata dal direttore di gara dal limite dell'area di rigore dell'Al-Shabaab, si rialza Al-Shari che può battere Iago Santos, palla in avanti su Al-Katami e quindi Al-Shari ancora, Al-Sadi
sbaglia lo stop, fallo, dice il direttore di gara di Christensen, che era andato molto alto, ha cercato di recuperare il pallone. Questo sarebbe da rivedere, il fallo fischiato dal direttore di gara. Intanto riparte Cuellar, all'altezza della metà campo, salta un paio di avversari, si sposta a sinistra, appoggio per Carrasco, uno contro uno con Golic, sterza il numero 23, poi tacco e cross in mezzo, esce Svilar, facile per lui far su il pallone. E possiamo ripartire noi con Emile Svilar, che serve Golic. Llorente ancora nuovamente alto, Celik con Christensen che stringe più verso il centro, dove c'è in questo momento Llorente che riceve da Golic. Ora a destra per Celik, sulla sua verticale João Costa, appoggio invece su Cristante. Allora parte Zalewski a sinistra, servito, anzi lanciato, servito no, comunque fuori gioco e palla comunque alta, irraggiungibile per Zalewski. Rimessa laterale per l'Al-Shabaab da destra, battuta indietro verso il portiere Alapsi che si appoggia a Iago Santos. Resta alto João Costa insieme a Belotti con Pisilli che va a seguire Cuellar, il primo portatore di palla. Adesso la palla gira su Alcatami, allora sale Paredes, lui più centro-sinistra, ci sembra di capire, in fase di non possesso con Cristante più centrale. No, adesso invertono le posizioni, Cristante prova a recuperare su Cuellar, non ci riesce, allora riparte Alcatami per l'Al-Shabaab, appoggio sulla destra dove c'è Aliami, ancora Alcatami, palla in avanti su Carrasco, spostatosi sul centro destra, entra in area Carrasco, prova a saltare Golic, ancora Carrasco, un paio di finte, ancora Golic, Christensen su di lui, gli toccano il pallone che finisce fuori e ci sarà anche per l'Al-Shabaab il primo calcio d'angolo di questo match da destra, colto da un'ovazione dal pubblico di casa. È pronto Carrasco, ecco il cross in mezzo, l'alza Paredes, palla fuori, ancora calcio d'angolo per l'Al-Shabaab. Ancora Carrasco sul pallone, 6 in area per l'Al-Shabaab, ecco il cross in mezzo, Belotti a liberare l'area di rigore, poi Cuellar ai 25 metri, apertura a sinistra Al-Shaari, l'1-2 richiesto, ottenuto, palla indietro ancora, si ricomincia con Al-Harbi, appoggio su Iago Santos, verticale alzati, prova ad andarsene a Llorente che dice no, vicino alla bandierina, prova a fargli a carambolare addosso, ma invece perde il pallone, commette anche fallo lo spagnolo secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione per l'Al-Shabaab, fallo su Al-Saadi da parte di Diego Llorente, calcio di punizione che è praticamente un calcio d'angolo, ritorna da quelle parti Carrasco, pronto lui a batterlo, risalgono i centrali Iago Santos, Al-Shaari in area di rigore, siamo a loro Al-Khatami e Baebri. Fischia il direttore di gara, tutta la Roma nella propria area di rigore, è pronto Carrasco, cross tagliato dentro, batte ribatti, si alza un campanile, João Costa a pulire, palla però su Aliami, ancora Carrasco lato corto, linea di fondo, finta il cross, salta Zalewski, Carrasco indietro, Katami, ancora Carrasco, sempre lato corto dell'area di rigore, finisce a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Ripartiamo noi con João Costa, palla in avanti, Belotti, ancora il 67 per Zalewski, con calma indietro, prima Christensen e poi Llorente che la lascia a Svilar, e possiamo ripartire. Corcia e riceve Paredes, limite della nostra area di rigore, fa vedere João Costa centralmente, palla invece profonda e buona per Belotti, esce il portiere, botta su Belotti che non se l'aspettava proprio. Beh, siamo sulla parte, perché era girato proprio dall'altra parte, 20 metri fuori dall'area. Gallo, è una botta importante,
queste sono le situazioni, Alessandro, in cui ti puoi trovare quando giochi con squadre che non sono abituate, troppo abituate al palcoscenico internazionale. Anche proprio il tipo di fisicità è diverso, questa è proprio una cosa da dilettante che fa il portiere loro. Tanto questa era probabilmente in Italia saresti stato espulso. Sì. Anche se prende il pallone, però. Questo è un intervento da cartellino rosso. Fatti la dei rossi. Sì. Molto preoccupato. Abbiamo inquadrato Belotti a terra. Sono entrati i medici, ha preso una botta sul costato, ci sembra di vedere. Tra bocca dello stomaco e il costato. Era girato ovviamente dall'altra parte. Belotti, guardando il pallone, non si è accorto anche dell'arrivo, dell'arrivo del portiere. Era solo, non c'era neanche nessuno che lo potesse chiamare vicino, esatto, nei paraggi. Frastornato, lo vediamo inquadrato dai monitor a parlare con i medici. Andrea Belotti, che sembra comunque poter proseguire il match, giunto a metà del primo tempo, un quarto di gara. Però adesso va a sincerarsi le condizioni del centravanti, anche per capire poi cosa ha fischiato il direttore di gara. Tra l'altro l'azione era proseguita, la palla era finita nella porta avversaria, inquadrato nel portiere anche lui, poi si tocca il braccio, sappiamo se per scena o perché si è fatto male. Si ripartirà con una palla scudellata a due, che non è stato dato fallo del portiere. Era un po' incredulo Belotti quando parlava con un avversario, diceva vabbè, ma non è successo niente. Lui diceva ma come è successo niente, mi è capitato, mi è arrivato addosso come una furia. Vabbè, si riparte con palla. Allora, lì se l'arbitro non fischia fallo e non lo ha fatto, sarebbe anche gol. Iago Santos, apertura a destra per Al-Sadi, su di lui Christensen, rientra nel campo il numero 21, fa ricominciare l'azione da Al-Yami, quindi Cuellar dall'altra parte, ancora Al-Sadi, si apre Al-Arbi, si torna da Al-Shaari, apertura a sinistra per Carrasco, sovrappone davanti a lui Al-Arbi, si butta in mezzo, viene incontro Canaba, poggio invece indietro ancora su Gustavo Cuellar, che si risposta a sinistra, riserva ancora il belga. L'1-2 Nolcatami, ancora Carrasco, palla per Baebri, ancora Carrasco, sale a destra Al-Yami, palla è verticale, Al-Katami, ancora Carrasco, entra in area di rigore il tiro, Svilar la para, la fa sua, primo tiro nello specchio della porta da parte dell'Al-Shabaab con Yannick Carrasco, scusa, facile la parata di Mile Svilar. Ripartiamo noi, Golic per Llorente, tre quarti difensiva, si allarga Christensen, si va centrali da Paredes, è rientrato Belotti, Christensen da sinistra, viene incontro Pisilli per Paredes, ancora vedere Cristante davanti, poi palla invece a Golic, viene incontro Gio Costa, parte Celic, palla al primo, sponda indietro ancora su Golic, però rallentiamo l'azione, allora bisogna ricominciare. Golic, c'è Cristante davanti che dà anche dei consigli allo sloveno, poggio poi a sinistra per Pisilli, Christensen in proiezione offensiva, ancora Pisilli, si fa vedere Cristante, la vuole dall'altra parte Zeki Celik, ma è lontano, si passa per Llorente che torna a sinistra, ancora Pisilli, salta l'uomo, sale Christensen, appoggio per Zaleski, ancora Pisilli, entra nel campo, a destra bene per Celik, forse lungo, lo tiene in campo Celik, il cross morbido in mezzo, colpo di testa di Belotti che si è ripreso, palla finisce alta, è rimessa dal fondo per l'Al-Shabaab, questa è migliorazione probabilmente della Roma. L'azione è abbastanza da manuale, con palla nella profondità sul lato destro, con l'esterno che arriva sul passo per fare il cross, lo mette bene, anche un discreto cross Alessandro, con Belotti però che non riesce ad indirizzare la palla, la colpisce con la parte superiore della testa che va fuori. Sono partito Al-Yami, in mezzo Baebri, si ferma il numero 2, appoggio su Al-Sadi che deve tornare indietro, lo fa servendo Al-Shaari, chiude Pisilli, palla fuori, rimessa laterale per l'Al-Shabaab, sante destro, sul pallone c'è Al-Yami,
anche lui alzati, si va a vedere adesso Baebri, Sadi, e poi palla centrale Iago Santos, guarda a sinistra, serve Alarbi, eccolo il numero 24, Baebri indietro verso Cuellar, capisce Belotti, Paredes, ma prova a essere veloce qui, Zaleski per Pisilli che si sposta a sinistra in corso da un paio di avversari, vi salta Pisilli, avanza fino al limite, Pisilli prova a saltare il terzo che è Cuellar, si mette tra lui e il pallone il colombiano, subisce anche fallo da parte di Nicolò Pisilli. E allora sul barometro scoppiate no. Pronto Alapsi, il portiere dell'Al-Shabaab, a rinviare il pallone, dice suoi di allontanarsi, sarà il rinvio lungo. Eccolo il rinvio del portiere avversario, Christensen di testa in avanti verso Belotti, fallo di Belotti, dice il direttore di gara su Al-Shaari. E allora calcio di punizione, andiamo a rivedere dal monitor, sgomitano entrambi. Si poteva anche soprassedere. Attenzione a Carrasco da sinistra, sovrappone Alarbi, avanza Carrasco, punta João Costa, raddoppio di Celik, la tocca João Costa, palla fuori, l'ultimo a toccare è il belga. E allora la rimessa è per noi con Miresvilar sul pallone, restano bassi centrali, allora riceve palla Llorente, anche Paredes che adesso va a mettersi tra i due centrali con Christensen che a questo punto sale sulla linea quasi dei centrocampisti, riceve palla adesso Christensen, ancora Llorente in avanti per Zaleski, sponda su Llorente lungo l'out di sinistra, prova a ridarla al 59, non ci riesce, palla fuori, rimessa laterale, la batte lo stesso Diego Llorente per Christensen, quindi Paredes, apertura a destra di Paredes verso Celik che dice a João Costa di salire, arriva anche Cristante in mezzo, Belotti servito l'esterno, arriva anche Paredes che riceve in avanti per Belotti, prova a girarsi, c'era fuori gioco però da parte del Gallo che si lamenta con il direttore di gara, crediamo sia stato fischiato fuori gioco perché fallo ovviamente non è possibile. Punizione per loro dal limite dell'area di rigore. Ah sì, facendo rientrato dal fuorigioco Belotti, questo sembra di aver interpretato dalle movenze del direttore di gara. Si riparte Iago Santos per Al-Shaari. Si allarga a destra Aliami, viene incontro Al-Sadi, apertura dall'altra parte verso Carrasco, ottimo stop, uno contro uno con Celik, si accentra Carrasco, punta il limite, quasi zona tiro Al-Arbi. Sbaglia il tacco, ripartiamo noi, Pisilli è rimasto a terra, Carrasco si continua a giocare, Belotti sponda Cristante, apertura per Celik, ancora a terra Carrasco, se ne accorge Celik, fischia il direttore di gara, allora si ferma il gioco, giustamente sembrava un intervento molto duro su di lui e infatti si rialza subito e anche qui palla che sarà scodellata, la andiamo a rivedere, contrasto con Cristante che sostanzialmente non c'è stato. Ripartiamo noi, Celik, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questo primo tempo, Al-Shabaab 0 Roma 0, Paredes in avanti per Pisilli, dentro il pallone era per Belotti, viene chiuso, allora Iago Santos si larga Al-Arbi, Iago Santos in avanti, il pallone è sbagliato, riconquistato da Paredes per João Costa, di prima Cristante, sale Celik, servito, si allarga João Costa e mezzo Belotti, Celik finta di accentrarsi, poi va dall'esterno uno contro uno di João Costa che fa ricominciare l'azione da dietro, Golic, questi ancora João Costa, taglia il campo dall'altra parte, trova Zaleski uno contro uno con Al-Sadi, Nicola Zaleski la tocca all'esterno d'attacco dell'Al-Shabaab, la palla finisce fuori, rimessa laterale, lo stesso Zaleski la batte subito, non è per Christensen, Paredes, Zaleski
dentro Pisilli con Belotti, Zaleschi avanza, linea di fondo, il cross in mezzo, viene toccato il pallone dal portiere Gio Costa, è probabilmente sorpreso. Sì, non se l'aspettava, avrebbe potuto insistere di testa, probabilmente sarebbe riuscito a fare una deviazione facile facile, perché il portiere ha bucato praticamente l'intervento, tant'è che la palla gli sbatte addosso, ma perché se l'è trovata proprio sul corpo all'improvviso. Fosse andato di destra, Alessandro l'avrebbe proprio appoggiata in porta facile facile. Alciari perde palla, rimessa per noi da sinistra, Christensen arriva adesso a batterla, gliela lascia Zaleschi, appoggio indietro su Llorente, Golic con il pressing di Baebri, appoggio su Zecchi, Celic, si fa vedere Gio Costa, Celic torna indietro e riparte da Llorente, arrivano Paredes e Pisilli davanti a lui, avanza invece lo spagnolo, palla al piede, apre a destra dove c'è Gio Costa, bene dentro per Celic, in area di rigore viene chiuso, finisce con il pallone, l'ultimo a toccare proprio lui sul primo tocco di Iago Santos, questo dice il direttore di gara. Allora la rimessa laterale per l'Al-Shabab, già battuta proprio Iago Santos in possesso di palla, viene toccata da Gio Costa, poi Belotti da terra, chiuso Cristante, ancora Iago Santos la alza, campanile, doppio campanile, Pisilli la mette giù, Belotti sponda per Cristante, rinvio finale di Iago Santos, bene Christensen per Zaleschi e sovrappone Zaleschi, Cristante al limite, paio di finte, il tiro viene sporcato, buono per Belotti che non riesce ad arrivarci, ci arriva prima Larbi, palla a Carrasco, fallo su di lui di Golic, dice il direttore di gara, arriva anche il giallo per Lovro Golic, primo ammonito di questo match, il giovane sloveno a 12 minuti dal termine di questo primo tempo. Saranno i capelli rossi, ma c'è un importante somigliante con Yannick Sinner, effettivamente Golic abbastanza somigliante, ma anche fisicamente sì, sì, alto e slanciato. Punizione per Al-Shabab, vediamo a terra Carrasco, dopo il contrasto con Golic si toccava il ginocchio destro, non sembra essere particolarmente grave la situazione, mentre rivediamo l'occasione di prima con Alapsi che ha quasi bucato l'intervento, ha sfiorato solamente il pallone sul cross da sinistra, dalla sua destra Gio Costa è stato probabilmente tratto in inganno proprio da questo mezzo liscio, non è riuscito a ribadire verso la porta, ripartono loro, rientra in campo Carrasco, a destra Aliami per Cuellar, quindi Al-Khatami mista sul centro sinistra, Iago Santos, palla in avanti ancora Al-Khatami, appoggio per Carrasco dentro Babri, anticipato Gio Costa, la mette giù bene, se la allunga, la riconquista, prova ad andarsene in slalom, ci riesce, anche poi subisce fallo, anche qui però c'era giallo, se era giallo quello di prima è giallo anche questo, sarebbe stato giallo per Alarbi, una buona iniziativa individuale di Gio Costa che forse ha spinto un po' Cuellar, ma questo dopo, c'è stato prima il fallo. Punizione per noi, sono Paredes e proprio Gio Costa sul pallone, stanno salendo Llorente, Christensen verso il limite dell'area di rigore insieme a loro Cristante e Belotti, contro Paredes sarà lui battere verso il centro, non è salito Golic al limite, si guarda verso il primo palo, vediamo se tenterà il tiro in porta, 3 in barriera, c'è anche Gio Costa che finta, appare adesso un tiro in porta, palla alta non di tantissimo, tiro teso che non scende mai ovviamente essendo teso, palla fuori, aspettiamo il replay per vedere, no, sembrava
meno lontano dalla sinistra, dal palo alla sinistra di Alapsi. Riparte l'Al-Shabaab, ultimi 10 minuti, 0-0, rinvio di Alapsi con un po' di difficoltà. Di testa Llorente, palla a Belotti al limite, João Costa entra in area, viene chiuso. Riconquistano loro con Al-Khatami, poi bene Belotti, João Costa, doppio rimpallo, palla che si alza in qualche modo, finisce ad Alarbi, ma riconquista Paredes, non riesce a trovare Belotti. Uno si scusa, l'altro applaude, ma la palla finisce fuori. È rimessa per loro. Versante sinistro sul pallone Alarbi. Fa vedere davanti a lui Canabà, rischio il direttore di gara. Ha sgomitato, sembra Paredes, Celik e Carrasco, scusa. Allora si deve ribattere questa rimessa laterale. In avanti, Golic in qualche modo chiude su Baebri. Palla fuori, l'ultimo a toccare è stato il numero 11, avversario. La rimessa per noi, già battuta, Llorente. Ora centrale nei tre, appoggio per Cristante, di prima Paredes, verticale su Celik che aveva stretto, viene chiuso però. Ora ripartono loro con Gustavo Cuellar, appoggio su Al-Shaari, larga Aliami, riceve davanti al Sadi, più avanti Canabà, servito il primo, che prova ad andarsene a Christensen, ci riesce, subisce fallo e calcio di punizione per loro. Ma a metà campo, quello di Rasmus Christensen, lo vediamo su Al-Sadi, abbastanza netto. Giusto il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per l'Al-Shabaab. Sul pallone c'è Al-Shaari, si allontana, battuto indietro il pallone, quindi Al-Sadi prova la finta, non riuscita, se lo ritrova comunque tra i piedi, poi Al-Khatami a sinistra per Canabà. Destra ovviamente, deve tornare indietro ancora Canabà, direttamente al portiere Alapsi. Al limite della propria area di rigore, palla alzata in avanti, Canabà sponda su Al-Khatami all'apertura a destra, dove c'è Al-Sadi, ancora Al-Khatami, questi a Canabà, quindi Cuellar, ricerca ancora Canabà, viene chiuso, Zaleski va a riconquistare il pallone, ci riesce, è stato un contrasto anche abbastanza duro con Al-Sadi per Nicola Zaleski, che comunque si rialza, ma a toccare forse è stato proprio lui, potete vedere il replay, no, lo tocca Al-Sadi per ultimo. Allora sarà rimessa laterale per noi, presumiamo sì. Christensen per Paredes, è toccato il pallone da Canabà, finisce fuori, ancora no, non lo tocca Canabà. Allora la rimessa è per loro con Alarbi, che riceve palla, mi sta indietro su Al-Shaari e quindi Iago Santos, si fa vedere Cuellar, ancora Al-Shaari, morbida in avanti, Canabà sponda, Al-Khatami prova a servire, non ci riesce Al-Sadi, ripartiamo noi da sinistra, Belotti per Zaleski, piccolo rischio, palla a Llorente che la lascia a Golic sul pressing, Golic, Celik deve tornare indietro, anche qui pressing di Canabà, scivola João Costa, allora Carrasco prova ad andare lui, chiude Golic, ancora João Costa, momenti un po' confusi di gioco. Fallo su João Costa e arriva il fischio, fallo di Al-Khatami. Sì, che poi dopo col tacco tira una pallonata addosso a João Costa, per tanto per dire in termini tecnici, è un po' rosicato della tenacia del giovane esterno della Roma. Roma che riparte con Paredes a sinistra e il pallone verso Nicola Zaleski, ancora Leandro Paredes, Cristante sponda su Llorente che avanza fino quasi alla tre quarti, dentro João Costa, largo Celik, ci prova Llorente a servire il primo, non ci riesce,
Intervento di Al-Khatami, palla fuori, rimessa laterale per noi, versante destro, quando siamo entrati negli ultimi 4 minuti di questo primo tempo. Cristante Celik indietro per Golic, tre quarti difensiva, da questi a Svilar. E quindi Llorente. Cristante, un piccolo trotto in avanti, morbida di Cristante per Celik che la mette giù, smista su João Costa, in mezzo in tre. João Costa 1 contro 2 fino in fondo, viene chiuso all'ultimo da Iago Santos. Inizia a toccare il pallone, è il centrale difensivo dell'Al-Shabaab. Allora ci sarà calcio d'angolo per noi, il secondo angolo, due come quelli dell'Al-Shabaab. C'è Paredes sul pallone, salgono i centrali, anzi il centrale Golic, no, è arrivato anche Golic. Siamo ovviamente a Cristante Belotti, ma quel cross in mezzo, Cristante prova a girarla, viene chiuso da Aliami. Allora ancora calcio d'angolo, terzo, ancora Paredes, sempre in 5 in mezzo, cross in mezzo, Llorente anticipato, poi il tiro di João Costa, la parata di Alapsi. Questa è la prima vera grande occasione della partita, Alessandro. Capitato sul piede destro di João Costa, stoppa col bravo sinistro, incrocia sul destro, bravo lui, bravo anche il portiere, reattivo, sì, il portiere, palla non violentissima, non velocissima, una buona parata di Alapsi. L'angolo questa volta è da sinistra con Paredes, ora sei in area, al limite Pisilli, cross basso anticipato Llorente, e palla profonda per Carrasco, c'è in vantaggio Celik. Allora Roma con Zaleski, Paredes, Zaleski, Llorente e quindi Cristante, risale a sinistra Zaleski, Cristante fa ripartire invece Golic, prima Celik, e quindi ancora Cristante, va dentro Christensen, taglio a sinistra dove c'è Zaleski, rimane avanzato Christensen, Zaleski si afferma, riscarica su Paredes, quindi Pisilli che chiama l'azione, Golic, Celik indica il passaggio a João Costa, Golic preferisce andare da Paredes, parla ancora Golic, questa volta è schermato João Costa, ci va lo stesso Golic, João Costa 1 contro 2, in qualche modo Celik, centralmente Cristante, dobbiamo essere più veloci qui nei cambi poi di campo, che non arriva, che si torna verso destra, palla profonda João Costa, la mette di prima in mezzo, anzi al limite Cuellar la fa sua, Carrasco, ripartono loro con Baebri che riceve palla da Aliami, ancora Baebri nel cerchio del centrocampo, taglio a destra su Alzadi, sovrappone Aliami, avanza Alzadi, va dentro anche Canaba, Alzadi al limite, finisce a terra per intervento non falloso secondo il tiro di gara di Paredes. Allora ripartiamo noi, Pisilli si apre, Belotti davanti a lui, Pisilli non lo serve, Belotti si lamenta, palla a Paredes e quindi dall'altra parte Celik, si è aperto João Costa, avanza Celik quasi centralmente, punta il limite, finta l'appoggio a destra, poi il tiro di Celik non lontanissimo, no, dalla porta. Ha visto il portiere un po' incerto, ha mirato il palo lungo alla testa del portiere, la palla è uscita di un metro, però il tiro c'era, è passato in mezzo a due difensori, perché Belotti aveva tagliato ma non aveva, diciamo, dettato sufficientemente il passaggio. Intanto qui la tocca proprio nell'ultimo millimetro, sì, disponibile, avrebbe preso l'avversario. Un minuto di recupero che inizia adesso, era Paredes, scivolata Llorente, Christensen per Zaleski che la lascia a Pisilli, possiamo andare con Nicolò Pisilli, sovrappone Zaleski a sinistra, va dentro anche Cristante che riceve, c'è João Costa, Cristante quasi al limite per João Costa in area di rigore, cerca un barco, si appoggia a Celik, quindi ancora Cristante per Paredes, Cristante e a destra ancora João Costa in 4 in mezzo, si accentra, entra in area João Costa, prova un dribbling forse di troppo, perde palla Carrasco, ultima azione questa, si apre a sinistra Baebri, servito il numero 11 che punta Golic, si accentra il tiro, Golic a ribattere,
ma ancora loro in possesso di palla, ultimi secondi, alzati quasi al limite, 1-2 con Cuellar, ancora alzati, chiude Cristante, sempre loro al Katami, tre quarti offensiva per Canabà, ma non c'è più tempo, fischia il direttore di gara, finisce qui il primo tempo, al Shabab 0 Roma 0, questi hanno detto i primi 45 minuti di gioco. Noi diamo la linea alla regia, la riprendiamo per il secondo tempo.
Squadre di nuovo in campo a Riyadh per il secondo tempo tra Al-Shabaab e Roma. Al-Shabaab 0, Roma 0. Questi hanno detto i primi 45 minuti di gioco inquadrato. Lo vedete il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, ultimo ad entrare nella sua squadra che è già in campo. Non dovrebbero esserci stati cambi per quanto ci riguarda nell'intervallo, mentre quello che avete visto inquadrato dovrebbe essere, usiamo il condizionale, aspettiamo la sovrimpressione, l'unico cambio per l'Al-Shabaab dovrebbe essere entrato Ali Wayer, vediamo se è così. E al posto di chi, andiamola a rivedere la nostra formazione con Emile Svilar in porta, Celik, Golic, Llorente, Christensen in difesa, Paredes, Cristante, Pisilli a centrocampo, Joao Costa, Belotti e Zaleski davanti. Confermiamo, nessun cambio per noi tra il primo e il secondo tempo. Aspettiamo di vedere invece i cambi per loro, invece no, perché vediamo Pagano in possesso di palla, non era stato segnalato. Adesso risistemeremo la Roma in campo. Ripartono intanto loro con Alzadi, appoggio su Al-Yami, quindi Al-Khatami per Cuellar sul pressing di Pisilli e Joao Costa. È uscito Cristante per Pagano. Vediamo, Leandro Paredes è squalificato, quindi forse potrebbe giocare tutta la partita. Ho detto una scemenza, c'è Cristante. È uscito Golic probabilmente. È uscito Golic, sì, non c'è Golic con Cristante che è scalato dietro. Vediamo poi come si sistema la Roma. Munito, quindi magari mi ha evitato ulteriori distanze. No, può darsi che ha fatto questo ragionamento, perché c'è Cristante che sta giocando sulla linea dei quattro. Forse sì. È anche quella una prova che ha voluto fare Daniele De Rossi. Intanto per ora è uscito Canaba, è entrato Ali Wayer, eccolo in possesso di palla. Ali Wayer, quindi Cuellar, ancora Cuellar, la rivuole il 55, la riceve e si riparte da dietro. Cuellar, Ali Wayer, appoggio su Iago Santos che la lascia a sinistra da Larbi e indietro direttamente all'estremo difensore Alapsi. Quindi Cuellar, apertura sul centro-destra, appoggio su Al-Shaari. Ora Al-Sabi che smista a sinistra il pallone al Arbi per il centravanti Baebri. Avanza ancora lui in possesso di palla, appoggio su Al-Arbi, eccolo lungo l'out di sinistra, il cross viene deviato e ci sarà il primo calcio d'angolo di questo secondo tempo inquadrato. Lo vedete, Pagano entra al posto di Golic e questo, come dicevamo, è Musa Ali Wayer, il neo entrato per i padroni di casa che usufruiscono del primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Cross di Carrasco, è un tiro verso la porta facile per Emile Svilar che è rimasto lì, così come lì rimane Cristante a fare il centrale difensivo in una linea che rimane a 4, come dicevamo prima. Roma sia sabato che questo primo tempo ha iniziato il gioco a 3, lo vedete adesso con centro-destra Llorente, centrale Cristante, centro-sinistra Christensen con Celik, esterno basso molto più alto, in questo caso Pisilli va a prendere palla e prova proprio a servire Zeki Celik che in qualche modo la fa sua vicino alla bandierina, rimorchio Pisilli, arriva anche Joao Costa, la perde però Celik, la riconquistano loro, rimane alto il pressing del turco e poi manda fuori il pallone, rimessa dal fondo. Dicevamo, ovviamente quando si costruisce a tre con Cristante centrale, con tutto il rispetto per tutti, è un'altra cosa rispetto agli altri. Riparte l'Al-Shabaab, Cuellar, il pallone per Al-Shaari, avanza palla al piede, si fa vedere Ali Wayer, appoggio su Carrasco seguito da Joao Costa, eccolo Ali Wayer e apertura a sinistra dove c'è Al-Arbi, pressing di Pisilli, in avanti Baebri, uno contro uno con Llorente, ora spostato a sinistra
il numero 11, appoggio per Ali Weyer, il taglio dall'altra parte per Carrasco, attenzione, scivola Carrasco fortunatamente, e allora Christensen può mandare fuori il pallone, rimessa laterale Aliami sul pallone, la batte per Ali Weyer, quindi Carrasco entra in area 1-2 con richiesto, non ottenuto, poi fallo di Paredes su Ali Weyer e calcio di punizione per i padroni di casa. Lo andiamo a rivedere questo fallo di Paredes, sì. Probabilmente c'era, sì, diciamo sì. Che lui aveva puntato il pallone ma è arrivato incolpevole ritardo e quindi ovviamente non è riuscito ad evitare il contatto. In questo in campionato sarebbe stato cartellino giallo, Alessandro. C'è Carrasco sul pallone, posizione invitante, un paio di metri prima del limite dell'area di rigore, mentre vedete Lukaku Bove a scaldarsi. Vicino a lui c'è anche Alzadi, giocatore mancino. 5 in barriera per Svilar, più Pisilli a fare il coccodrillo. Gio Costa un po' più staccato rispetto ai 5, pronto il capitano dell'Al Shabab a battere questo calcio di punizione, qualcosa più di un paio di metri oltre il limite. Come vedete arriva il fischio, va Carrasco, barriera, la palla resta lì, poi in qualche modo rinviata da Riccardo Pagano, ma ripartono loro con Al-Shaari, il taglio in mezzo arriva direttamente a Svilar il pallone. E allora possiamo ripartire noi 6 sul cronometro nel corso di questo secondo tempo. Volevano un fallo di mano, barriera, giustamente eccessivo. Ora Paredes sul centro-sinistra, avanza, si guarda intorno, poi taglio su Gio Costa, sale Celic dall'altra parte, non lo vede Gio Costa, appoggio ancora Paredes, verticale per Pagano, Gio Costa ora a sinistra, Zaleski, ancora Gio Costa, ancora verso Zaleski, non si capiscono due, o meglio il pallone di ritorno è forte e lungo, finisce fuori. Tanto c'era un oggetto volante non identificato sul campo, non so se l'hanno rimosso, non so se era una busta. Forse una busta. Rimessa laterale per l'Al Shabab, battuta Cuellar, stava per rubare Zaleski, non ci riesce, finisce a terra il colombiano, c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora calcio di punizione per i padroni di casa, anche qui lo andiamo a rivedere, lo tocca Zaleski in modo involontario, ma lo tocca. Da sinistra all'Arbi, è partito Carrasco oltre la linea, Celic lo lascia finire in fuorigioco, allora si va a Corti centralmente per Al-Khatami, appoggio su Cuellar che smista a destra, trova Alzadi, aspetta Zaleski, lo chiude Zaleski, vediamo se riesce, no, non ci riesce a tenerla in campo. Rimessa laterale per loro, versante destro al Yami sul pallone, si può vedere dietro di lui Al-Khatami, si va centralmente da Baebri, quindi la palla ritorna ancora al numero 2 Al-Yami, poi la perdono e ripartiamo noi con Zaleski, Paredes, Cristante, si può vedere Llorente riceve Llorente ancora Cristante, ovviamente la Roma non cerca la velocità in questo match amichevole. Llorente a destra, Celic va dentro, Gio Costa viene incontro Pisilli, si ricomincia invece prima da Llorente poi da Paredes, allora sale Christensen a sinistra, avanza Paredes, lo serve, si apre Zaleski, si ricomincia invece da Cristante, avanza lui fino a tre quarto, va dentro Pagano che lascia campo libero, spazio libero a Zaleski, trovato da Cristante. Zaleski si accentra, finta il tiro, ancora sterza il cross sul secondo palo, Joao Costa! E c'è il vantaggio della Roma con il numero 67, Joao Costa, Roma 1 al Shabab 0. Applausi da parte di, e complimenti da parte di Daniele De Rossi per questa azione prolungata di Zaleski sulla sinistra, ha cercato l'uno contro uno. Ripetuti dribbling, alla fine sembrava quasi non ce la facesse, poi col sinistro è riuscito a mettere una palla sul secondo palo. Ci è andato Gio Costa
all'appuntamento, non un tiro irresistibile, abbastanza rocambolesco, però è riuscito a superare con questa traiettoria improbabile il portiere dell'Al-Shabaab sul secondo palo, quindi tra l'altro direzione neanche tanto facile, Alessandro, perché prendendo in controtempo, no, ma poi tra l'altro la colpisce proprio sulla linea di fondo e riesce a metterla sul palo lontano, quindi diciamo che come balistica ci siamo. Roma in vantaggio quindi a Riyad, 9:40 sul cronometro, assist di Zaleski e gol di João Costa dall'esterno d'attacco all'altro esterno d'attacco, gli applausi della panchina e dell'allenatore Daniele De Rossi. Si riparte con Iago Santos a sinistra per Alarbi, con questa palla la Roma, Pisilli, Pagano, Llorente, Cristante. Sale Christensen, riceve, deve tornare indietro sul pressing di un paio di avversari, direttamente da Mile Svilar, si ricomincia con Llorente, Paredes, deve eludere il pressing di Baebri, lo fa Cristante, avanza lui, posizione di regista, apertura a destra verso João Costa, forse è lungo, sì, è lungo, il pallone finisce fuori, rimessa allora laterale per i padroni di casa, versante sinistro difensivo, c'è Alarbi sul pallone, Cuellar, pressing vincente di Pagano, in qualche modo riconquista il pallone e si riparte, Llorente, Cristante, l'incontro Paredes è schermato, si passa per Christensen, si allarga Zaleski, Pagano, Paredes, apertura su Celik, stretto, eccolo il cross, secondo palo, oltre il secondo palo c'è Zaleski che riesce a tenere in campo il pallone, lo fa carambolare anche sul suo avversario, no, non viene dato l'angolo, si lamenta Zaleski, ride De Rossi, però non avevano torto, bisogna vedere se l'ultimo tocco di Zaleski era quando la palla era già uscita dalla linea di fondo, se è stato l'ultimo tocco. Ripartiamo noi comunque con Pisilli per João Costa, questa volta è aperto Celik, João Costa va lungo l'out, punta Carrasco, poi fa ricominciare l'azione da dietro, Cristante, Paredes, la vuole Pisilli, la riceve Pisilli, Pagano, uomo dietro, attenzione Belotti, l'1-2 con Pagano non riuscito, poi ripartono loro, Aliwayeb in qualche modo per Cuellar, Alkatami e a sinistra verso Alarbi, si fa vedere Carrasco, si ferma il numero 24 con calma per Gustavo Cuellar, ora Carrasco, sale Aliwayeb e sale anche a destra Aliami, Carrasco si guarda intorno, aspetta Cuellar, lo serve e quindi Alarbi, poggio in avanti su Alkatami, ancora Alarbi per Iago Santos, Cuellar nel cerchio del centrocampo, indietro il pallone, l'1-2 con Al-Shaari, poi fallo da parte di Nicolò Pisilli su Gustavo Cuellar, eccolo qui, abbastanza netto, punizione, battuta, Cuellar, salta Pagano, avanza, palla al piede, appoggio per Carrasco, ora in posizione più centrale con Herbie più sulla sinistra, Aliwayeb chiama l'azione Alkatami a sinistra dove c'è Alarbi, viene incontro Baebri, riceve ancora Alkatami, Aliwayeb, Alkatami e quindi Cuellar, esce in pressing Pagano, eluso, Alzadi si accentra da destra verso il centro, quindi Alkatami che apre a destra dove trova Aliami, uno contro uno con Christensen, la vuole Alzadi dietro a Zaleski, non ci va all'esterno, palla Cuellar, poi in qualche modo Alkatami a destra ancora, Aliami, nessuno in mezzo, eccolo il cross, l'alza di testa Llorente in zona Alzadi, non ci arriva lui, Carrasco sì, numero su Pagano, ancora Carrasco, doppio numero, chiude Pagano, ancora loro però, Alkatami, a destra Liami, dentro verso Carrasco, è lungo il pallone, bravo Cristante a non farcelo arrivare, stretta di mano tra i due, rimessa dal fondo. Per noi 14 sul cronometro, nel corso di questo secondo tempo Al-Shabaab 0, Roma 1. Intanto sta per entrare la custodia di Muriel, nell'Al-Shabaab, mette da segnalare un'altra inquietante
e somiglianza Alessandro Carrasco con Biraghi. Effettivamente ci può stare. Karsdorp e Lukaku pronti ad entrare, così ci sembra di aver visto. Ora Celic avanza, occhio al fallo, avanza comunque dentro verso Belotti, la palla diventa lunga, esce Alabsi, la fa sua, ripartono loro, Cuellar viene incontro, poi si allontana a destra Alzati, taglio di Carrasco non visto, seguito da Llorente che lo tiene in gioco, palla corta a Labri, ora a sinistra verso Carrasco, esce Llorente a prenderlo, sovrapposizione, attenzione a sinistra, bene Svilar sulla sovrapposizione di Alarbin, uscita bassa, vogliono un fallo che onestamente non sembrava esserci. Pagano a sinistra ora per Zaleski che punta Aliami, raddoppio di Cuellar, Zaleski 1 contro 2, se li porta quasi al limite, poi però perde palla, la va quasi a riconquistare, non ci riesce, Ali Cuellar, finisce a terra anche Aliami, allora il direttore di gara fischia l'interruzione con due uomini a terra. Vediamo, volevano forse fallo di Joao Costa sull'uscita di Svilar, da qui lo si vede meglio. Sì, c'è una spinta, leggera spinta, insomma. Fallo forse, definirlo fallo forse è troppo. Attenzione, ruba palla a Belotti, entra in area uno contro uno, Belotti sul sinistro, poi sul destro, deve tornare indietro, aspetta il rimorchio e scarica indietro verso Paredes, quindi Pisilli sovrappone Celic, palla per lui, viene chiuso, poi rinvio del portiere con i pugni, c'è fallo da parte di Belotti, dice il direttore di gara, arriva triplice cambio per noi, anche fuori gioco di Belotti, non fallo, lo abbiamo rivisto adesso, anche Pellegrini oltre a Karsdorp e Lukaku, vediamo chi uscirà. Sembrano dei cambi un po' contrattuali, se mi permetti il termine, Alessandro. Cioè, ovviamente il capitano e Lukaku soprattutto credo che figurassero, no, nei must in campo, e ovviamente il mister si è tenuto per l'ultima mezz'ora, in assoluto forse la meno pericolosa per dal punto di vista agonistico e fisico, quindi è forse la cosa migliore da fare. Escono Llorente, Paredes, vediamo, e Belotti. E l'ovazione che sentite è soprattutto per Romelu Lukaku. È entrato, lo ricordiamo, insieme a Karsdorp e Pellegrini. È entrato tra il primo e il suo tempo anche Riccardo Pagano. Ripartono loro. Adesso sembra più un 4-2-3-1 con Pisilli trequartista, a destra Joao Costa e a sinistra Zaleski. Vediamo se è questione di pressing questa azione. Adesso va a pressare Pagano su Cuellar, rimane alto lui e Pisilli torna indietro, ovviamente. Cuellar, ci va Pellegrini adesso, se ne libera il numero 6 dell'Al-Shabaab. Attenzione allora al break con Baebri, verticale verso Carrasco. Chiude la diagonale Karsdorp, poi indietro a Svilar. Adesso Celic sta facendo il centrale con Cristante nella linea difensiva a 4, a destra Karsdorp, a sinistra c'è Christensen. Cristante, pallone per Pellegrini che avanza, lo vuole Pisilli centrodestra, ci va Pellegrini, sale Karsdorp, servito Joao Costa davanti, in mezzo Lukaku, rimorchio Pagano, dall'altra parte Zaleski, palla dentro per Lukaku in area di rigore, Lukaku, esce il portiere, rimpallo e palla che finisce fuori. Prima palla toccata, prima occasione per Romelu Lukaku, servito molto, molto bene a Joao Costa. Palla che finisce fuori dopo il rimpallo. E allora Al-Shabaab in possesso di palla, Iago Santos, tre quarti difensiva, apertura a destra dove c'è Aliami, in corso da Zaleski, lo aspetta Christensen, appoggio sulla destra per Alzati, va dentro Aliami, si ricomincia invece da dietro da Al-Khatami, Cuellar, quindi palla ancora Aliami, ancora Al-Khatami e si ricomincia dal Shari, quindi Iago Santos, ancora Al-Shari,
smista su al Catani. Quindi Cuellar, pressing di Pellegrini, appoggio in avanti per Alzadi che si è centrato, allarga a destra Aliami, ancora Cuellar, ritorno a destra Alzadi, si passa per Aliguayer e quindi a sinistra Al Arbi. Carrasco punta Joao Costa, ancora Aliguayer per Alcatami, Aliguayer finta l'appoggio in avanti per eludere il pressing di Pellegrini, poi mi sta ancora su Alcatami, palla in verticale verso Al Arbi che viene chiuso, rimessa laterale, la batte Carrasco, indietro per Aliguayer, guarda in avanti, serve ancora al Catami che si accentra, appoggio per Al Arbi, attenzione, Ebri il tiro, finisce fuori, questo è il primo tiro verso lo specchio della porta di Miles Vilar in questo secondo tempo, quando se ne sono andati 20 minuti migliori, i primi 20 minuti del sì, secondo tempo sì, rispetto ai primi 20 del primo, a tutto il primo tempo è arrivato in questo inizio, nell'inizio del secondo tempo anche il gol che al momento sta decidendo questa amichevole di Riyadh, gol di Joao Costa imbeccato da Zaleski, eccolo Zaleski per Lukaku, prova l'1-2, non riuscito, Cuellar, Zaleski ruba, recupera Cuellar, Aliguayer si porta un po' a spasso Pisilli, arriva anche Joao Costa a raddoppiare, chiudono i due, l'ultimo a toccare Pisilli, palla fuori, rimessa laterale per loro, battuta Al Arbi per Cuellar, quindi indietro Iago Santos, brasiliano in avanti, Alcatami si schiaccia e riceve davanti a lui Alzadi che ora riceve palla sulla destra, uno contro uno con Christensen, il cross in mezzo, scivola Karsdorp, Carrasco, il tiro, Miles Vilar, buona parata da parte di Svilar e poi Karsdorp la fa carambolare su Yannick Carrasco, questa è la prima vera occasione per l'Al Shabab che nasce da una scivolata, scivolone anzi, di Karsdorp, tiro col mancino di Yannick Carrasco ben chiuso sul primo palo da Svilar. Ripartiamo noi, se ne sta per andare metà del secondo tempo, tre quarti di match, Al Shabab 0, Roma 1, Christensen verso Cristante, sbagliato il pallone, Carrasco ne stava per riapprofittare, Cristante tocca, ancora il belga, prova ad aggirarlo, Cristante ci mette una pezza, appoggia su Karsdorp, in avanti il pallone, Joao Costa, ancora Karsdorp, prova a servire Lukaku che la tiene, subisce fallo, si lamenta il pubblico ma sembrava netto, calcio di punizione, andiamo a rivedere adesso l'occasione di prima, un Cristante riesce a rubar palla a Carrasco, cambio per l'Al Shabab, eccola la custodia di Muriel, sono curioso, esce Al Arbi, entra Alcibiani, esce Al Arbi, entrano anche Carlos Junior e Ali Jui, ma sarà pure Junior che pesa 100 kg a occhio e croce, no? Immagino il segno. Adesso andiamo a vedere poi come si sistemeranno in campo i nostri avversari. Palla profonda di Svilar che arriva direttamente al suo collega, portiere Al Absi. Rubare palla a Lukaku, poi forse mano da parte, ci è sembrato, di Iago Santos. Ripartiamo comunque noi, Pagano la perde, Alcatami, Aliguayer,
apertura a sinistra dove c'è Carrasco, riesce a deviare il pallone Pellegrini, rimessa laterale per loro, battuta da sinistra, eccolo Alspiani, quindi Ali Guayer, Cuellar si fa vedere a destra, riceve Aliami, apertura su Aljoui, vuole Carlos Junior in mezzo, lungo invece il pallone ancora per Aliami, palla fuori, rimessa dal fondo per noi. 20 minuti al termine di questo match, Al-Shabaab 0 Roma 1, gol ricordiamo di João Costa, Celik che ricordiamo adesso sta facendo il centrale difensivo insieme a Cristante, Christensen, Celik, Karsdorp, Zaleski, tre esterni. Sì, e un centrocampista centrale. C'è un difensore centrale di ruolo. Eccolo Cristante per Lorenzo Pellegrini, sponda indietro su Celik, si apre Karsdorp, viene incontro Pisilli, va in profondità João Costa, palla a Karsdorp, allora va dentro João Costa. Karsdorp prova a servire Lukaku, intercettato il pallone, Ali Guayer, Aliami che la lascia indietro ad Al-Shaari, si apre Aljoui, palla torna verso Aliami, chiuso, ripartiamo noi, Zaleski, Lukaku servito al limite, lo punta fuori gioco di Lukaku, da rivedere perché si è girato verso parte la Roma con Pellegrini che subisce palla, intanto ricordiamo che era stato accennato in giornata ad una penale da parte di qualcuno per l'assenza di Bala, assolutamente notizia non infondata, come ovviamente non erano contrattuali i cambi che abbiamo visto prima con Lukaku, Karsdorp entrare in campo. Diciamo che questa settimana in Arabia Saudita, con la disputa della Supercoppa e di questa amichevole così prestigiosa, il calcio italiano comunque è stato presente con in pompa magna, c'è stata questa grande attesa e probabilmente per i tifosi che sono lì allo stadio questa sera e quelli che stanno seguendo comunque la partita in televisione, vedere in campo lo stesso Lukaku, Pellegrini e gli altri giocatori più forti, perlomeno quelli disponibili, è sicuramente una cosa piacevole. Roma che riparte con João Costa, lungo l'out di destra, appoggio su Rick Karsdorp e quindi Cristante nel cerchio del centrocampo, si apre Zaleski, a proposito di cambi stanno per entrare Boer e Bove, ora Pellegrini per Pisilli che la lascia a Zeki Celik, quindi Cristante viene incontro Pagano, va in profondità Lukaku, servito anzi no perché ci si mette Iago Santos a rubare il pallone, poi subito lancio per Carrasco che è più veloce di Celik, in tre in mezzo Carrasco si gira, Ali Guayer in area, sterza, appoggio indietro, riesce a trovare Ali Guayer, riesce a trovare Aljoui che sbaglia tutto, fortunatamente ripartiamo noi con Nicola Zaleski, scarico su Christensen, quindi Pagano, quindi Cristante, da questi a Pellegrini, Cristante vicini al cerchio del centrocampo, servito Celik e quindi Karsdorp, si apre João Costa, servito uno contro uno del numero 67, torna indietro, riscarica su Karsdorp che serve Cristante, buona personalità da parte di João Costa, ora Cristante, Christensen a sinistra verso Zaleski, uno contro uno di Zaleski, taglio dentro buono per Pagano, lato corto, Pagano ancora per Zaleski, lo vuole dentro, Pagano non la riceve, allora si riparte da Cristante, ora Pisilli, zona tiro, apertura su João Costa, ancora uno contro uno
Punto a un uomo, sovrappone Karsdorp, servito sulla corsa, il cross in mezzo, Iago Santos. A pulire l'area di rigore su Yannick Carrasco e ancora João Costa va a chiudere su di lui. Rimessa laterale. E cambi, esce Svilar, entra Boer. E vediamo chi uscirà per far posto ad Christensen. Edoardo Bove. Ah no, Christensen si è avvicinato a prendere... solo per l'acqua, quindi no, anche perché se levava pure l'unico centrocampista, forse no. Bisilli, sì, immaginiamo anche sì, perché sennò dovevamo vedere anche Bove di difensore centrale, forse troppo Bove anche... Pellegrini lì dietro, esattamente. Vediamo altri cambi, c'è De Rossi che chiama, sì, anche... chiama anche qualcun altro per entrare subito dicendo di sbrigarsi. Intanto Bove entra per Pisilli. Vediamo. Adesso vediamo, credo che ci sia un altro ragazzo della primavera che entrerà in campo insieme con Bove. Intanto c'è De Rossi, stava... Si può ripartire. De Rossi sta parlando con... sta parlando fittamente con Nardozzi, se non vado errato. Sì, c'è De Rossi che sta parlando fittamente con Pisilli di qualche situazione di gioco. Gli sta spiegando, sta facendo proprio una lezione. Sì. Sta mimando dei movimenti in campo e delle situazioni di gioco che ha visto e che evidentemente non gli sono piaciute. Ma non era ovviamente un atteggiamento aggressivo, era semplicemente per spiegare che in alcuni casi si deve comportare in un certo modo. Pensa alla fortuna di un giovane come Pisilli, che c'ha come allenatore uno dei più grandi centrocampisti italiani degli ultimi 50 anni, campione del mondo, che gli spiega come fare centrocampista. Credo che per lui sia una masterclass di quelle proprio, no? E ripetibili. Direi proprio di sì. Calcio di punizione, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questo match. Anche Nardozzi quindi in campo, ma dovrebbe andare a prendere proprio il posto di João Costa anche tatticamente, lui che è un'ala, gioca sia a destra che a sinistra. Intanto punizione però per loro. C'è Carrasco sul pallone, 3 in barriera per Pietro Boer. Carrasco, eccolo il tiro e il gol di Carrasco, che è quello che non si è arreso mai Alessandro, ci ha provato fino all'ultimo. L'ha battuta bene, aspettiamo di vedere magari un replay da dietro, ma sembrava potesse davvero farci poco Boer su questo calcio di punizione di Carrasco, che è sceso subito, è stato ben indirizzato e anche potente. Eccolo qui, lo rivediamo. Bene, bella punizione. Sì. Abbiamo anche le immagini da dietro. Molto complicato da prendere. Un gran punizione. Quasi impossibile. Battuta molto bene. C'è il pareggio dell'Al-Shabaab, quindi a 12 dal termine di questo match. A João Costa, Perino Boer, questo era un gol che poteva benissimo prendere anche Svilar, perché non si poteva prendere niente, è entrato lui primo di non porta su punizione, tiro perfetto, la sua faccia era come dire ma non è giusto, non me lo meritavo. Ripartono loro con Al-Khatami, lancio profondo di testa, Celik, Bove, Pellegrini, è partito Nardozzi sulla destra e viene chiuso Pellegrini, Aliwayer allora in possesso di palla, adesso è galvanizzato ovviamente il pubblico. Al-Khatami per Carrasco, Al-Khatami che prima fa un numero e poi sbaglia un appoggio elementare. Bove, Aliwayer recupera, poi Cuellar, ancora Aliwayer. Palla indietro su Iago Santos, cerchio del centrocampo, Cuellar, palla profonda sulla destra, Aliami, punta Christensen, il cross in mezzo, Boer,
in uscita la fa sua, la lascia subito a Pellegrini. Ripartiamo noi con Lorenzo Pellegrini. È partito Zaleski, palla verticale buona invece per Lukaku. C'è anche Zaleski entra in area da sinistra. Lukaku, il tiro viene deviato, palla fuori, rimessa laterale da sinistra sul pallone, ci va Zaleski, aspetta forse l'arrivo di Christensen. È così, Rasmus Christensen si avvicina Pagano, più lontano c'è Lukaku con Pellegrini che arriva al vertice, alla schiacciata per Zaleski, ancora Christensen alla ricerca di Pagano, non trovato, ribattuto il pallone, rimessa per noi, ancora da lì, ancora Rasmus Christensen sul pallone, ancora Pagano incontro, servito Christensen, il tacco per Zaleski che la lascia a Pagano dalla bandierina, il cross in mezzo, la palla arriva al limite a Karsdorp, dentro per Nardozzi, il tiro alto da parte di Manuel Nardozzi, finisce fuori il pallone, rimessa dal fondo, ultimi 10 minuti al Shabab 0 1 Roma 1 mentre rivediamo appunto il gol dell'1-1. Tra l'altro gol salutato con grande gioia da parte sia dei giocatori che del pubblico, ma anche dalla panchina, l'allenatore l'abbiamo visto molto contento. Certo, per loro è un risultato, sarebbe un risultato di prestigio evitare la sconfitta contro una squadra importante come la Roma. Tanto al Sbiani si porta fuori il pallone, l'ultima a toccare a lui, rimessa per noi, lo batte Karsdorp per Celik, quindi Cristante a sinistra, Christensen viene incontro Zaleski, si va invece centralmente da Pellegrini, sponda indietro su Cristante per Zeki Celik, quindi ancora Pellegrini, tre quarti offensiva, appoggio in avanti, buona giocata tentata e riuscita da parte di Nardozzi che si riappoggia ancora a Christensen per Cristante, avanza lui, finta il lancio, poi smista a destra dove c'è Karsdorp, va dentro Bove insieme a Lukaku, Pagano e Nardozzi, Karsdorp per Celik, ora in posizione d'ala, deve tornare indietro e lo fa servendo Cristante, vicino a lui c'è Pellegrini, Cristante guarda in avanti, poi invece scarica verso Pellegrini mettendolo un po' in difficoltà, Christensen questa volta sbaglia, allora riparte alla Jui, poggio in avanti, Pellegrini chiude, la riconquistano comunque loro, Cuellar a destra alla Jui, prova ad entrare nel campo, un batti ribatti lo sta per favorire, poi arriva Christensen insieme a Cristante, palla indietro di Christensen per Boer che la deve allargare a sinistra sul pressing dei due avversari, uno centralmente, uno dall'altra parte, ha preferito giustamente mandarla fuori, Ali Wayer lungo l'out di destra al Jui, anzi al Katami, Ali Wayer palla in avanti, riconquista Zaleski, Pellegrini, è partito Nardozzi, si va a destra dove c'è Rick Karsdorp, viene incontro Bove, appoggio su Zeki Celik che avanza a destra, ancora il pallone per Nardozzi, uno contro uno con Carrasco, si accentra il numero 76, poi cerca ma non trova Pellegrini, ripartono loro, Ali Wayer appoggio per Al Jui, quindi Al Shaari appoggio verso Cuellar e quindi a sinistra dove c'è Al Sbiani per Carrasco, finisce a terra Al Sbiani in contrasto con Nardozzi, fischia il direttore di gara e allora calcio di punizione per l'Al Shabab. Stanno facendo rivedere ancora le immagini soprattutto delle esultanze del pubblico, sì. Tra l'altro il pubblico diciamo più acceso di casa era proprio dietro la porta di Boer, quindi si è goduto questa punizione in presa diretta al massimo potenziale. Rimessa laterale per noi con Karsdorp per Zeki Celik, appoggio indietro su Cristante che si appoggia a Bove, partito Karsdorp, viene incontro Nardozzi insieme a Lukaku, prova a Bove a cercare un varco, lo trova per Karsdorp, entra in mezzo, il cross dentro per Lukaku, palla alta di Romelu Lukaku,
finisce fuori, è rimessa dal fondo, rivediamo il cross, gliela tocca Iago Santos, gliela sposta proprio quel tanto che basta per farla arrivare non sul piatto sinistro, ma sull'interno del piatto. Azione Lukaku, era di rigore, ancora Lukaku! Il gol di Romelu. Al Shabab 1, Roma 2. Non era d'accordo Lukaku, Alessandro, su questo risultato. E poi uno di quelli che evidentemente, anche se giochiamo una partita sotto casa, eccetera, lui il timbro lo deve mettere. Quando si dice i bomber di razza, e anche in questo caso, no? si vuole sottolineare che è uno di quelli che deve segnare un gol in ogni partita che gioca, perlomeno ci prova fino all'ultimo. Qui un po' ingenua la difesa della Shabab, un po' leggera, lui fa scorrere questa palla, la fa scorrere sul sinistro, se tu lasci al limite dell'area piccola sinistra Lukaku, insomma, difficilmente sbaglia, praticamente una sentenza. Si passa sotto le gambe di Iago Santos e alla sinistra di Alapsi arriva il gol dell'1-2, gol di Romelu Lukaku. Tanto i tifosi della Roma non lasciano con tanto di sciarpetta. Si esulta anche in panchina, per il fatto che può essere anche amichevole quando segni. Beh, erano soprattutto i ragazzi, quindi sì. Golic e gli altri, loro è importante, no? Adesso ci sono ancora altri cambi. Sì. Entrano Mannini, Reale, uscito Zaleski. Uscito anche Christensen e Zaleski. Entrati Mannini e Reale, credo siano tutti. Vediamo se è rimasto qualcuno. Vetkal ancora non è entrato. Misitano, Mlakar. Non era vero che erano tutti, ovviamente. Ancora 3 minuti e mezzo. Pellegrini, Nardozzi davanti, palla verticale per Lukaku, intercettato. Allora attenzione al break dell'Al Shabab con Carrasco che punta Celik, entra in mezzo, ancora Carrasco, si accentra al limite, finisce a terra, fallo di Lorenzo Pellegrini, dice il direttore di gara. E allora calcio di punizione, che qui siamo al limite dell'area di rigore, spostati più verso sinistra. Ecco, abbiamo già dato. C'è stato l'aggancio, sì, tra i due piedi, involontario Macera. E ovviamente ancora Yannick Carrasco a prendere il pallone. Beh, più difficile in questo caso, perché anche se insomma è una buona mattonella per tirare col destro, però è molto vicino alla linea dell'area di rigore, quindi normalmente queste sono le posizioni che serviva a Sunzao, che era l'unico che mi ricordo e faceva calare la palla così velocemente da una distanza così ravvicinata. Segnò una posizione praticamente dallo stesso punto, forse anche qualche centimetro più avanti, a Bologna, quando tutti quanti pensavamo che non fosse possibile. Quando è così si prova magari la soluzione di potenza, Alessandro, tirare la punizione in giro è più complicato, a meno che non provi sul palo lontano, che è quello dove normalmente si mette 4 in barriera, portiere. Più Bove far da coccodrillo, fischia il direttore di gara. Va Carrasco fuori di niente, anche questo ha provato il secondo palo questa volta, sì, che più troppo di vicino potenza rispetto a uscita di è poco, molto poco, ci dà di due dita questa punizione di Yannick Carrasco. Probabilmente Boer c'era sulla traiettoria, o la fosse stata nello specchio, forse l'avrebbe presa, non lo sapremo mai ovviamente. Meglio così. Palla lunga di Celik verso Lukaku, Alshari tocca, Lukaku riconquista per un attimo, poi va a commettere fallo su Gustavo Cuellar. Allora calcio di punizione per loro, 1 minuto 40 secondi al termine di questo match, Al Shabab 1 Roma 2. Tutto, ripartono loro con Al-Jui. Palla per Al-Zwifi, poi intercettata e fallo di Bove, dice il direttore di gara. E allora calcio di punizione per i padroni di casa, con Carrasco sul pallone, fa accenno ai suoi di salire,
quasi ultima azione, almeno del tempo regolamentare. Fra un minuto vedremo quanto sarà il recupero, nel primo tempo è stato di un minuto, ci aspettiamo più corposo, ma non di tanto ovviamente. Pronto Carrasco? Ecco il cross tagliato verso il secondo palo, lungo per tutti, non ci arriva neanche Al-Shaari. Palla fuori, rimessa allora dal fondo per noi, ancora 30 secondi più recupero, Al-Shabaab 1 Roma 2. Pronto Boer a rimettere in campo il pallone, palla profonda sulla destra alla ricerca di Nardozzi, troppo lungo il pallone, lo riconquistano loro che ripartono con Gustavo Cuellar, va in profondità Carlos Junior, si passa per sinistra alla Sbiani, dietro il pallone per Al Swiffy, poi Iago Santos richiama all'azione il proprio portiere che smista su Al Shaari, eccolo Al Swiffy, 4 di recupero iniziati adesso, poi palla fuori sbagliata da parte di Al Swiffy se non abbiamo visto male. E allora rimessa laterale per noi, c'è Reale sul pallone, Filippo Reale, davanti a lui Mannini, palla invece avanti per Lukaku, chiude Cuellar, sfila comunque fuori il pallone, rimessa laterale ancora per noi, sempre da sinistra, sempre Filippo Reale sul pallone, si fa vedere Pagano che rispetto ai compagni in campo è quasi un veterano. Bove servito da Reale, quindi Cristante, Celik, si allarga Karsdorp, viene incontro Pellegrini che riceve, smista su Cristante, in avanti Pagano, Pellegrini, Lukaku, sponda per Pagano, capita da Cuellar, la riconquista Mannini per Reale, dentro ancora verso Mannini, prova a servire Bove, ci riesce, palla ancora al 66 che prova l'imbucata verso Nardozzi, la voleva corta Lukaku, palla è finita al portiere avversario, ripartono loro alla Swiffy, pallone per Aliwayer nel cerchio del centrocampo, alla Swiffy indietro ancora Iago Santos, palla in verticale, Carlos Junior, sponda per Carrasco, ancora Carlos Junior, parte alla Sbiani a sinistra, servito uno contro uno con Karsdorp, ancora alla Sbiani prova ad andarsene, ci riesce ma la perde, la riconquista loro, il cross in mezzo e fortunatamente il pallone è lungo di niente, finisce fuori per Al-Shaari se non abbiamo visto male, è andato in proiezione offensiva il centrale difensivo, anzi no, era Urbush, prima che riparte Nardozzi, la perde però, e allora palla al Shabaab, punizione, fallo su Cuellar, già battuta, eccolo ancora il numero 6, la vuole Aliwayer, si fa vedere Carlos Junior, si passa ora a destra al Swiffy, Aliwayer, forse fallo, si continua a giocare con l'Al Shabaab in possesso di palla, un tiro 30 metri da parte di Al Swiffy, docile tra le braccia, arriva Di Boer che mette in moto Karsdorp, ultimo minuto che sta per iniziare anche del recupero, Al Shabaab 1 Roma 2, Cristante, tre quarti difensiva per Edoardo Bove, quindi Pagano, è partito Lukaku, imbucata per lui, può essere buona, Lukaku, c'è anche Mannini, Lukaku, Mannini ruba, ma Lukaku commette fallo secondo il direttore di gara. E allora punizione per loro, andiamo a rivedere. Ma che cos'è il fallo? Che fallo fischiato? Il fallo di svenimento dell'avversario. Non si è proprio capito. Non si è proprio capito. Palla profonda sulla destra per Al Jui, c'è in vantaggio Filippo Reale che non lo fa arrivare sul pallone, bene, rimessa laterale per noi, è stata forse questa l'ultima azione, mancano 15 secondi al termine anche del recupero. Pronto Reale mentre c'è un uomo a terra,
non abbiamo potuto vedere il motivo. Intanto il direttore di gara gli fa cenno di alzarsi e che recupererà. In realtà sono loro che stanno perdendo tempo. Pronto Reale a rimettere in campo il pallone davanti Mannini, più profondo Lukaku, alla verso quest'ultimo, sponda però sbagliata, attenzione Carlos Junior a entrenare il tiro, Celik la manda fuori, calcio d'angolo, se ne sono andate anche 20 secondi oltre il quarto minuto di recupero, probabilmente questa è l'ultima azione del match, questo calcio d'angolo, battuto corto, Carrasco, uno contro uno di Carrasco con Mannini che prova a tenerlo lì, ancora Carrasco, appoggio indietro alla Zwifi, dentro il pallone, intercettato, finisce fuori, rimessa laterale, ma non c'è più tempo, fischia il direttore di gara, finisce qui il match, Al-Shabaab 1-2, linea alla regia.